Rieccoci qui nel nostro programma. Allora, nell'ultimo video abbiamo creato il button 2 e il button 3 che rispettivamente permettono di scrivere, aprire e scrivere un file e aprire e leggere un file. Quindi, il button 2 l'avevamo completato, quello scrivi, e adesso dobbiamo fare il button 3, che è leggi. Comunque, andiamo ad apportare una correzione un attimo nel button 2. Prima di mostrare il file dialog 1, andiamo a inserire, come avevamo inserito nel button 1, un filtro per questo file dialog. Invece di lasciare quindi tutti i file, cioè di lasciare all'utente la possibilità di aprire tutti i tipi di file, gli diciamo di aprire soltanto i file di testo. Quindi openFileDialog1.filter sarà uguale a quello che avevamo scritto qua nel button 1. Lo andiamo a copiare e ce lo incolliamo qua sotto. Bene. Salviamo un attimo e continuiamo con il nostro lavoro. Allora, adesso andiamo per prima cosa a dichiararci un'altra variabile. Qui, sottoscrivi. E la chiamiamo leggi. Questo leggi sarà un system.io.stream.reader stavolta. Cioè un lettore di flusso. Questo stream reader praticamente avrà incorporate tutte le istruzioni che permettono la lettura di un file. Quindi andiamo adesso a programmare il button 3 che è leggi e dentro li andiamo a scrivere. Allora, intanto ovviamente dovremo, facendo finta di premere sul button 3, dobbiamo scegliere che file leggere. Quindi apriamo sempre il file dialog 1, magari copiamo queste prime due istruzioni in modo da non perdere tempo, e gli diciamo che se l'openFileDialog1.fileName è diverso da niente, cioè se ho scelto un file che ha un nome, cosa devo fare? Devo rendere leggi uguale a io.file.openText. Questo OpenText dovrà aprire il file descritto nell'OpenFileDialog1. Dialog1.fileName. Perfetto. Praticamente è la stessa cosa che avevamo scritto qui nel pulsante scrivi, solo che invece di scriverlo stavolta lo andiamo ad aprire. Qui andavamo ad aggiungere del testo, append text, e qui invece andiamo ad aprire il testo, cioè OpenText. Bene, una volta che l'abbiamo aperto, prima dell'endif, dobbiamo andare a leggere riga per riga ogni, appunto, riga per riga il contenuto del file che noi andiamo ad aprire. Perché immaginiamo di aprire il nostro Gigi, no? Che avevamo sempre creato nel video precedente. Questo è il mio Gigi. Se il Gigi ha, oltre a ciò, a tutti, anche, che ne so, qui Pinuccio è bello, e qua mi chiamo Filippo. Che ne so, queste qui sono tre righe, quindi il nostro programma dovrà leggerle una per una e copiarle nella nostra text box 2. Quindi la prima volta leggerà ciao a tutti, andrà qui e lo scriverà. La seconda volta passerà alla riga successiva, leggerà Pinuccio è bello, di nuovo tornerà nel nostro programma e lo scriverà. La terza volta mi chiamo Filippo, viene e lo scrive qua. Quindi per fare questa cosa abbiamo bisogno di un ciclo. Come ciclo noi avevamo visto soltanto il for e adesso andremo a vedere invece il ciclo while. Il ciclo while permette di eseguire una serie di istruzioni finché una condizione è vera. Nel nostro caso la nostra condizione sarà leggi.peak diverso da meno 1. Ora ve la spiego. Intanto premiamo invio e il nostro Visual Basic in automatico scrive end while. Tutto quello che c'è tra while ed end while viene ripetuto nel ciclo. Questo leggi.peak significa finché ci sono caratteri da leggere. Perché infatti questo punto peak non fa altro che dare come risultato, diciamo, un numero. Questo numero è uguale a meno 1 se non ci sono più caratteri. Scusatemi, ho saltato una cosa. Questo leggi.peak restituisce al programma
il numero del prossimo carattere da leggere. Quindi diciamo che se sto qui dove c'è il mio mouse adesso, leggi.pic indicherà la C con un determinato codice, poi indicherà la I, la A, eccetera. Quando arriverà a Filippo, dopo la O non c'è più niente. Ho finito di... cioè non ci sono più caratteri. E quindi restituisce meno 1. Quindi finché ci sono dei caratteri da leggere, e cioè finché questo leggi.pic è diverso da meno 1, dato che meno 1 significa che non ci sono più caratteri da leggere, cosa devo fare? Devo innanzitutto inserire nella text box 2.txt il testo che c'è già nella text box 2.txt è attaccato, diciamo, accodato leggi.readline. Cioè la riga che sto leggendo in questo momento. Quindi, la prima volta verrà letta questa riga. Se arrivato qui alla fine della riga c'è il punto pic, segnala se dopo c'è un altro carattere. In questo caso c'è la P, dopo il ciao a tutti, inizia la frase Pinuccio è bello. Quindi dopo la I di ciao a tutti c'è la P di Pinuccio è bello. Quindi se c'è un qualcosa... E quindi se restituisce un valore che è diverso da meno 1, va avanti e cambia righe. Dopodiché legge tutta questa bella riga. Siccome dopo la O di Pinuccio è bello c'è la M di Mi chiamo Filippo, il nostro programma continua. Quando arriva Mi chiamo Filippo, non ci sono più righe dopo, e quindi leggi.pic diventa uguale a 1 e si esce dal ciclo. Ogni volta che il nostro programma, che il nostro ciclo legge una linea, cosa fa? La prende e la inserisce nella text box 2.txt. Quindi la prima volta la text box 2.txt sarà vuota. Quando andremo ad eseguire, a cliccare su leggi e sceglieremo il nostro file, facciamo finta di scegliere Gigi, la prima volta la text box 2.txt è vuota. Poi appena scegliamo il file diventa se stessa, cioè il nulla, più ciao a tutti. La seconda volta, siccome c'è un'altra frase dopo, sarà se stessa, cioè ciao a tutti, con accodato il Pinuccio è bello. La volta successiva sarà ciao a tutti, Pinuccio è bello e accodato il mi chiamo Filippo. Dopodiché leggi.pic diventa uguale a 1 e si esce dal ciclo. Perché il nostro file di testo appunto è finito. Ora, se noi andiamo ad eseguirlo così come sta, il nostro programma, vediamo che succede, diciamo una cosa che non è proprio corretta. Ora vi faccio vedere. Allora, clicco su leggi, si apre quando vuole lui. La finestra di dialogo, magari. Eccolo qua. Allora, dobbiamo scegliere, abbiamo detto Gigi. Gigi è questo file qua che contiene ciao a tutti, Pinuccio è bello e mi chiamo Filippo. Ok? Bene. Scelgo Gigi, faccio apri. Vi faccio vedere che effettivamente appaiono nella text box 2.txt tutte le nostre frasi, solo che sono attaccate. Vedete, ciao a tutti, poi c'è tutti attaccato a Pinuccio e poi c'è bello attaccato a Mi chiamo Filippo. Per separarle ci basta mettere dopo ogni riga che viene letta un ritorno a capo, cioè come se premessimo un invio, esattamente come stanno qua. Il nostro programma al momento le legge così, giusto? Quindi basta andare qui e metterci un invio per farlo tornare correttamente, per visualizzarlo correttamente. Come si fa a mettere questo, diciamo, invio? Alla leggi.readline andiamo ad attaccare una funzione che ha proprio questo scopo, che in Visual Basic si chiama vbcrlf. Questo vbcrlf non fa altro che appunto andare a capo. Quindi andiamo ad eseguire di nuovo il nostro programma. Eccolo qua, faccio clic su leggi, vado ad aprire Gigi. Ed ecco che stavolta ho ciao a tutti, Pinuccio è bello, e siccome non ho allargato abbastanza la nostra text box 2, la terza frase non si vede, ma c'è, infatti basta cliccarci dentro e andare giù, ed ecco che appare anche Mi chiamo Filippo. Quindi, se volete allargatelo, in modo da poter leggere tutto quello che volete, e niente, possiamo dire che il nostro programma quindi è finito, andiamo a salvarlo adesso, e dopodiché direi che ci vediamo nel prossimo video, dove magari vediamo come modificare qualcosina e aggiungere qualche altra funzione. A presto!